La parola natura è una parola onnicomprensiva, non c'è niente che sta al di fuori della natura e quindi artificiale è una parte della natura. L'uomo è una parte della natura, quindi quello che fa l'uomo fa parte della natura. Il fatto di dire da un lato ci sta la natura, dall'altro lato ci sta l'artificio e l'artificio è un male, vuol dire pensare che l'uomo abbia una condizione di peccato, una condizione di peccato che non si capisce quando è venuta. È venuta quando con i Greci ha inventato la filosofia, è venuta con la rivoluzione industriale, è venuta dopo la seconda guerra mondiale, è venuta con l'urbanizzazione. Per ognuno c'è sempre un momento in cui è venuta questa condizione di peccato. Io invece credo che la natura artificiale abbia la stessa dignità della natura naturale e che non c'è stato peccato. L'uomo deve avere il piacere e il coraggio di costruire, ovviamente di costruire bene. Oggi va molto di moda il verde e il fatto che vada di moda il verde da un lato è un male perché vuol dire che l'ambientalismo trionfa, l'ambientalismo è quello che si commuove se strappano un albero e non si ammazzano il nonno, però l'ambientalismo ha anche degli aspetti positivi. L'idea di prendere il verde e di introdurlo all'interno della costruzione va benissimo, però avviene esattamente il contrario di quello che pensano gli ambientalisti, cioè il verde diventa un materiale da costruzione e diventando un materiale da costruzione può essere adoperato bene e può essere adoperato male, esattamente come la pietra, che è un elemento naturale, con la pietra si possono fare belle architetture o pessime architetture. Il fatto che il verde diventa un materiale da costruzione, arricchisce enormemente quello che è il linguaggio dell'architettura, quelle che sono le sue potenzialità e credo che stiamo vivendo in un periodo che io definirei del pittoresco. Mentre il docostruttivismo è stato il periodo dell'estetica del sublime, adesso forse stiamo nel periodo del pittoresco. Pittoresco vuol dire più semplicità, variare le cose secondo certe relazioni, ritmo, insomma, il pittoresco. Un difetto probabilmente dell'architettura recente è stato quello di pensare semplicemente all'involucro architettonico, pensare più al pieno che al vuoto, pensare al volume edilizio in sé per sé, tirandolo fuori dalle relazioni che ha con il contesto. Adesso invece, attraverso l'idea del landscape, si è assunta la consapevolezza che non è, che poi è una vecchia consapevolezza, che non è importante semplicemente la costruzione, ma tutto il sistema di relazioni che la costruzione mette in atto. Attraverso questo si recuperano anche vecchie tecniche di progettazione, perché tutta la buona progettazione, come dicevo, teneva ben conto della natura e si può costruire un ambiente moderno e adeguato a quelli che sono i bisogni della nostra contemporaneità. L'idea dell'AIAC è quello di valorizzare i giovani in relazione alle loro capacità e quindi facciamo un anno un concorso rivolto ai giovani under 35, progetti solamente, quindi premiamo la capacità visionaria. L'anno successivo, li alterniamo, lanciamo il concorso Fondazione Renzo Piano in cui si premia un'opera di un under 40 costruita. In questo modo cerchiamo di vedere quello che c'è di interessante e cosa c'è di valido nel territorio italiano, ma non solo italiano, perché poi tra l'altro molti italiani vanno all'estero. Adesso stiamo lavorando anche su questo tema dell'emigrazione all'estero, che è un problema drammatico. Noi veramente rispetto ai giovani abbiamo fatto terra bruciata. Io credo che non ci sia un paese fetente quanto l'Italia in proposito, perché non solo questi giovani vanno, che sarebbe pure giusto perché così imparano cose nuove, ma il problema è che se vogliono tornare, che tornano a fare? Per fare che cosa? È una perdita di energia, di creatività, anche di investimenti, perché per far studiare nelle pessime università italiane, ma che comunque qualcosa fanno questi ragazzi, sono soldi che poi vengono buttati perché poi ne godono i paesi dove questi studi si creano. Siamo riusciti a catalogare almeno 100 studi
di architetti italiani che lavorano all'estero in pianta stabile. Questo vuol dire che se ne abbiamo stimati noi 100, almeno sono 500. 500 per 3 fanno 1500 persone. Se mettiamo che in tutti gli studi, da Foster a Piano in Francia o Chipperfield o tutti quanti questi grossi studi, ci stanno 3, 4, da Zadid ce ne stanno a carrettate di italiani. Facciamo cifre che secondo me vanno intorno a 2000, 2005, 3000. 3.000 persone, quindi non è un fenomeno anche da un punto di vista numerico irrilevante. E questo mentre ancora si blatera intorno all'identità dell'architettura italiana, che è uno dei temi più stupidi che possono esistere sulla faccia della terra, non si tiene presente che c'è questa emigrazione di entità quasi, quasi biblica, insomma. Forse biblica esagero, ma che comunque crea tutta una serie di problemi, anche in positivo, perché questo vuol dire anche che la cultura si sta ibridando, si sta creando una nuova coenè, cioè ci sono aspetti non solo positivi e non solo negativi, anche se quelli negativi io credo che siano i maggiori. Un critico che non critica, che critico è? Il critico deve dire la verità, nient'altro che la verità. Oddio, poi non è che proprio a volte si può anche, perché insomma, io faccio una differenza tra il grosso e il piccolo. A Renzo Piano, se un critico non lo bastona, fa malissimo, perché vuol dire avallare. Poi Renzo Piano è brevissimo, però vuol dire avallare una serie di aspetti negativi che poi si diffondono. Se un giovane architetto mi fa vedere un'opera, cerco di tirare fuori quelli che sono gli aspetti positivi, perché ha bisogno di essere spinto, di essere stimolato. Quindi bisogna essere molto più comprensivi con, diciamo, i deboli e molto più duri con i forti. Invece in genere avviene esattamente il contrario. Anche perché il giovane architetto che va all'ufficio tecnico comunale, gli fanno gli dicono no, questo non si può fare, poi va dal sovrintendente, no, questo non si può fare. Se vince un premio, se si sa che ha un po' di sostegno critico, ha un pochino più di forza. A Fuxas la forza non gli serve, ce l'ha già di suo. Quindi io credo che bisogna un po' avere questo meccanismo differenziato. Non citate la filosofia se non la conoscete, non la citate, non citate Heidegger che non lo conoscete, Essere e tempo è uno degli libri più pallosi della storia dell'umanità, non citate Nietzsche perché non è vero che non esistono fatti ma solo interpretazioni. Adesso viene Hegel, poi c'è il periodo in cui ritorna Tafuri, Tafuri, i mali che ha fatto all'architettura italiana non si contano. Non citate tutti quei filosofi che citano tutti, ci fate semplicemente la figura delle persone ridicole.